Ciccioli belligeranti, bentornati dal vostro Dictator Lawrence. Oggi su War Thunder, visto che è un po' che non portavamo dei video su War Thunder, ho appena terminato un volino con il Super Fortress, con il B29, e volevo andare a riportarvi un attimino il replay, così magari abbiamo anche il tempo per poter parlare di questo aereo, a mio giudizio bellissimo e fantastico. Allora, iniziamo a chiudere i vari HUD di gioco che ci danno anche abbastanza fastidio. B29 Super Fortress, quindi parliamo del re dei bombardieri pesanti a lungo raggio, quindi uno strategico a lungo raggio dell'aviazione americana, Murica fuck yeah. B29 Super Fortress o Super Fortezza Volante, aereo che sarà ricordato negli anni come l'apparecchio ad aver fatto uso dell'arma atomica in azione di guerra. Enola Gay, furono infatti aerei di questo tipo che sganciarono le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Successivamente costrinsero quindi il Giappone alla resa nella seconda guerra mondiale nell'agosto del 1945. A parte ciò, comunque, il B-29 fu un aereo eccellente, con caratteristiche all'avanguardia, comprese torrette, armi manovrabili automaticamente a distanza e compartimenti pressurizzati per l'equipaggio, quindi anche una sensazione di volo completamente diversa rispetto a molti altri apparecchi, dove non c'era la pressurizzazione e anche il comfort, tra virgolette, dell'equipaggio ne risentiva. Comfort che per un bombardiere a lungo raggio sicuramente faceva la differenza, perché un conto è coprire una distanza breve, un conto è doversi fare 7000 miglia in volo su un aereo non pressurizzato ad altissime quote. Io ho visto una Rado che non mi piace per niente, perché quel Bladum Pobu 4 sostanzialmente è un bombardiere a reazione tedesco molto molto pericoloso. E qui ce n'è un altro. Oh, questo viene su di noi, ragazzi. Questo viene su di noi. Ci punta, sì, assolutamente ci punta. Bisogna andare in visuale bombardiere. Adesso qui non lo vedete perché siamo in replay, però sostanzialmente, ecco, iniziamo a sparargli. Che pelo che ci ha fatto questo disgraziato. Ah, ma adesso ti prendo, ha una quantità di colpi questo aereo che è devastante. Torna giù. Eccoti qua. Ci mira all'ala. E ai motori. Dai. Bravo, sì, mettiti in coda. Ci ha preso. Mettiti in coda che muori. Infatti, colpito. Abbiamo colpito. E va giù. Ciao Arado. Porta i miei saluti a casa. Insegna agli angeli a volare, Arado. Allora, vediamo un po'. Danni al motore. Al motore del centro sinistra, questo presumibilmente ci abbandonerà prima o poi. Per il resto, flap di coda sinistro leggermente danneggiato, siamo ancora nelle condizioni di poter volare tranquillamente. Abbiamo una base qui davanti, quindi vediamo di sistemare questa base subito in modo da liberarci del carico. Di là cosa c'è? C'è un B-24 che in teoria dovrebbe farsi agilmente l'altra base. E noi magari continuiamo ad analizzare un attimino questo gingillino, perché l'interesse americano per un bombardiere capace di trasportare un notevole carico offensivo su lunghe distanze e ad alte velocità sostanzialmente divenne di vitale importanza. Tuttavia, con lo scoppio della seconda guerra mondiale in Europa, la possibilità di un coinvolgimento americano aumentò esponenzialmente, e così venne creata
anche la possibilità di costruire dei bombardieri in grado di trasvolate molto molto più lunghe, quindi si parlò di 5.300 miglia, velocità comunque superiori ai 600 km. E questa era la cosiddetta Hemisphere Defense Weapon, ovvero arma per la difesa dell'emisfero. Questi bombardieri che facevano parte a questa categoria dovevano anche avere dei serbatoi autostagnanti e una buona protezione blindata, senza contare poi il fatto di poter trasportare un quantitativo molto vicino, addirittura in alcuni casi superiori alle 7 tonnellate di bombe nel carico offensivo. Il disegno di questo apparecchio, di questo B-29, si presentava estremamente aerodinamico. Estremamente aerodinamico. Attenzione, perché qui intanto siamo arrivati sulla destinazione. Abbiamo sganciato le nostre bombe e direi anche che la base potrebbe in qualche modo andare, e difatti è andata. Abbiamo distrutto la base, molto bene. Abbiamo ancora 33 bombe. Queste 33 bombe direi che possiamo riservarle tranquillamente per il loro aeroporto. Allora, iniziamo la nostra manovra per girare. Vi metto anche una telecamera molto cicciola che gira intorno all'aereo, così potete apprezzare la bellezza di questo booster enorme, di questo huge cock volante a quattro motori che porta dei confettini adorabili. Tornando all'aerodinamica e al disegno di questo B-29, bisogna dire che era assolutamente interessante, nel senso che a parte l'aerodinamica e senza alcuna rientranza nella parte prodiera, neppure all'altezza delle carlinghe contenenti i motori, erano sostanzialmente dotati di due supercompressori. Il primo prototipo non aveva armamento difensivo, ma il secondo, XB-29, fu equipaggiato con il sistema previsto per gli aerei di serie, che consisteva di torrette Sperry mobili, manovrabili a distanza e dotate di periscopio. Era stato anche previsto che le torrette sui modelli di serie potessero essere ritratte. Il terzo prototipo invece di B-29 aveva le torrette General Electric, controllate da piccole protuberanze vicino a ciascuna torretta. Il sistema fu adottato ovviamente per gli aerei di serie. Nel giugno del 43 ebbe inizio la consegna dei 14 esemplari preserie e le unità dell'aeronautica cominciarono subito ad operare con il nuovo bombardiere, che qui vediamo in una fase abbastanza critica, nel senso che ci si è spento un motore, ma è tuttavia in grado di volare lo stesso. Motori molto potenti, molto potenti. Siamo anche praticamente arrivati sopra l'obiettivo, quindi potremmo rilasciare le 33 bombe che ci restano sul loro aeroporto principale. Io volevo mettervi una visuale, tanto hanno attivato caccia alla cieca. Volevo, eccole qua, guardate che sganciano. Ok, chiuso. E se ne va. Eccole qua le bombe. Seguiamo la caduta delle bombe, ragazzi. Guardate quante cavolo sono. E vanno giù, ragazzi. E eccolo qua, centrato in pieno l'aeroporto, molto molto bene. Non siamo riusciti a disintegrarlo, vabbè, ci sta, alla fine non è che potevamo fare molto altro. Giugno 43, stavamo parlando dei 14 esemplari di preserie. E fu proprio in quel periodo, nella fine del 43, che i comandi militari decisero di non impiegare
questo tipo di bombardieri in Europa, ma di concentrarne l'intervento contro obiettivi giapponesi. Operazione in cui la lunghissima autonomia del B-29 si sarebbe dimostrata estremamente utile. Gli aerei preserie YB-29 erano equipaggiati con motori stellari R3350-21, mentre i B-29 di serie montavano motori diversi, gli R3350-23 o 41 stellari, ed operavano con tonnellaggio lordo di 138.000 libbre, ovvero 62,5 tonnellate, contro le 54,5 operative nell'XB-29. La produzione del B-29 raggiunse le 2527 unità prima che venisse introdotto il modello successivo, il B-29A, che è proprio quello che stiamo volando in questo momento. Quest'ultimo aveva un'apertura alare di 12 pollici, 30 cm, superiore al tipo precedente. Motori R3350-57 o 59 pure, con cilindri a stella, una ridotta capacità di serbatoio ed una torretta dorsale anteriore con 4 armi invece di 2. Questo tipo di torretta era stato montato anche sugli ultimi esemplari prodotti di B-29, cui mancava il cannoncino da 20 mm cicciolo della torretta nel settore di coda, prima del maggio 46, quando cessò ovviamente la produzione di B-29A, vennero costruiti 1119 esemplari di questo tipo. Prima missione operativa del B-29 ebbe luogo nel giugno del 44 e dopo di allora l'impiego di questo bombardiere aumentò gradualmente e rapidamente, partendo da basi situate in India e in Cina. China! Quindi, dopo la loro occupazione delle Marianne, non molto successo ebbero le incursioni con bombe ad alto potenziale esplosivo, mentre si mostrarono efficaci le bombe incendiarie che devastarono interi quartieri nelle città giapponesi bombardate. Con il declino della potenza aerea giapponese fu possibile eliminare il B-29, al B-29 l'armamento difensivo e il suo equipaggiamento ausiliario, ad eccezione della torretta di coda. Ciò permise di aumentare grandemente il carico offensivo. Questo espediente si dimostrò così felice che da allora il prodotto di punta fu il tipo denominato B-29B, di cui furono costruiti 311 esemplari, e proprio a questa categoria fecero parte, diciamo, i B-29 più famosi in assoluto. L'equipaggio del B-29 Super Fortress era costituito da 10 uomini, i motori erano 4 motori Wright R3350-57 Cyclone a 18 cilindri stellari raffreddati ad aria, ciascuno con una spinta di 2200 cavalli vapore al decollo. Armamento: 4 mitragliatrici Browning da 50 pollici nella torretta anteriore, 2 mitragliatrici Browning sempre da 50 pollici nella gondola posteriore, 2 nella gondola posteriore dall'altro lato, mentre invece il cannone M2 Type B da 20 mm era armamento difensivo posizionato in coda su alcuni determinati tipi, come abbiamo visto poco fa. Velocità massima a 25.000 piedi era di 576 km, 25.000 piedi che corrispondono poco più a 7.600 metri. Tempo impiegato per raggiungere la quota prestabilita era 38 minuti primi. Quota di tangenza 9 km e 7. L'autonomia era spaventosa, 5 km e 2. Apertura alare di 43.36 metri e una lunghezza di 30 metri. Che dire, ragazzi, dal vostro Dictator Lawrence per oggi è tutto. Senza la pretesa di essere un fenomeno di War Thunder, né tantomeno un ingegnere aeronautico, spero che il video vi sia piaciuto e che questo quarto d'ora trascorso insieme abbia potuto magari risvegliare in voi qualche curiosità tipica di questo aereo bombardiere, ovviamente pesante, a lungo raggio, che ha segnato la fase finale della Seconda Guerra Mondiale nello scenario del Pacifico. Ciao!